Dovrà pagare una multa di quasi 3.800.000 euro la società Caronten Tourist, che secondo l'antitrust ha abusato della sua posizione dominante nel trasporto dei passeggeri e auto al seguito sullo stretto di Messina, ma anche nel traffico merci. L'autorità ha accertato che Caronten Tourist ha sfruttato il suo potere di mercato per applicare ingiustificatamente prezzi onerosi per i consumatori, quantificati dall'antitrust in un rialzo pari all'80% rispetto al prezzo standard di rotte analoghe. Provvedimento sanzionatorio che è stato accolto positivamente dalle associazioni, con l'Unione Nazionale Consumatori di Messina, che si è adesso attivata per portare avanti una class action ai fini del risarcimento per coloro che hanno usufruito del servizio tra il 2017 e il 2019. La class action serve a fare in modo che i consumatori che mai farebbero un'azione per recuperare 10 euro, 15 euro di un passaggio o due o tre passaggi, possono aderire a questa class action che stiamo proponendo presso il Tribunale di Palermo e quindi con una spesa minima ottenere l'indennizzo rispetto alla somma pagata in più. Cioè, stiamo raccogliendo le adesioni di chi può essere interessato all'azione. L'unica cosa che gli chiediamo, a parte i dati anagrafici, è di avere una prova del passaggio nello stretto tra il 2017 e il 2019. Ovviamente sappiamo che sarà complicato avere conservato la ricevuta del biglietto, però poiché ci sono sistemi automatici, qualcuno ha pagato con carta di credito, qualcuno ha pagato con Bancomat, qualcuno ha pagato con Telepass, quindi si possono avere le tracce del pagamento del passaggio e quindi si può avere la prova di aver effettivamente goduto del servizio e la somma pagata. Ma lo stesso antitrust che ha chiesto a Caronten Tourist di abbassare le tariffe per il 2022, dal 31 marzo in poi, cioè dalla fine della crisi, dell'emergenza, e ha chiesto un monitoraggio ogni anno al 30 giugno. Quindi l'antitrust sta verificando che Caronte abbassi ancora le tariffe. Quindi probabilmente chiederà un abbassamento certamente a 30 euro, ma secondo noi si potrebbe arrivare anche a 20-25 euro.